Buongiorno e ben ritrovati in studio. Allora, come vi accennavo prima, è tornato a trovarci il nostro dottore, il dottor Marco Federico Dolenti. Ciao Marco. Buongiorno, senza Maria, solo Marco. Marco, cosa ho detto? Sei Marco Maria Marco Federico. Maria Federica, sei stanco oggi, sei un po'. Oggi sono un po' raffreddato, ho bisogno di un po' Perfetto. di cure. Eccoci. Però, allora, oggi parleremo di qualcosa di un altro aspetto dell'attività che ti riguarda e soprattutto di un altro aspetto di quelle che sono le cure omeopatiche che vengono portate avanti e di cui tu sei una rispettabilissima espressione. Di cosa parliamo oggi? Sì, oggi parliamo di una parte che in realtà è, diciamo, marginale nella mia attività, cioè è piccolina. E comunque ci tengo a dedicare una puntata Sì. perché è una parte importante, cioè quella del lavoro sulla corporeità. Quindi da una parte il massaggio, il trattamento manuale con le mani e dall'altra il lavoro che uno può fare da solo con la corporeità, con il movimento fisico. Io me ne occupo poco perché chiaramente le persone mi chiedono più altre cose. È una cosa che so fare, che ogni tanto, diciamo, saltuariamente faccio, quella del trattamento manuale, però ci tengo a parlarne perché eventualmente uno, una persona, un cliente, chi ci ascolta può anche decidere di intraprendere un percorso di trattamenti manuali anche da altre persone, cioè da fisioterapisti, da massaggiatori, da persone che fanno Reiki, Shiatsu, fanno terapia, osteopatia, che ripeto, per me è una parte piccola del mio lavoro, però mi fa piacere anche pubblicizzarle, fare pubblicità anche Certo. eventualmente per altri per cui invece questa parte è il loro lavoro più totalizzante, perché ritengo che sia fondamentale. Nella mia pratica unisco, diciamo, ho unito un po' due filoni, cioè quello del Reiki, di cui abbiamo Sì. parlato la volta scorsa, quindi il trattamento puramente energetico. E dall'altra parte il discorso del massaggio biointegrante. Allora, il massaggio biointegrante cos'è? E come è arrivato nel mio studio, diciamo? È arrivato in via indiretta, nel senso che io qualche anno fa ho incontrato per mio interesse personale la biodanza. E nel senso che io ho partecipato come cliente, come utente, diciamo, a un corso di biodanza. Ed è stata un'esperienza, direi, illuminante e formativa, cruciale per la mia vita. Non ha niente a che vedere con la medicina, non ha niente a che vedere con l'ambito delle classiche scienze mediche. È un lavoro che però mi ha permesso di iniziare a guardarmi dentro, a lavorare su di me, a lavorarmi su di me a partire dal corpo. Cioè, cos'è biodanza? Biodanza è diciamo, per certi aspetti molto semplice, si parte dalla danza, quindi è un sistema, è un lavoro di gruppo in cui si parte dalla danza, cioè si parte dalla musica, si parte dal movimento, si parte da un movimento libero, da un movimento fluido, flessibile, legato alla propria percezione della musica, alla propria istintività, alla propria capacità di declinare in movimento quello che la musica trasmette. È un lavoro bellissimo, adesso magari parlandone così sembra tecnico, sembra in realtà è stupendo, è proprio gioia pura, no? Anche perché i conduttori aiutano la persona a entrare molto lentamente nel gioco della musica e anche con il resto del gruppo, quindi si fanno anche dei giochi, degli esercizi in coppia, per esempio si balla in due, ma molto molto liberamente, molto, tra virgolette, quasi come dei bimbi, ecco, non c'è l'impostazione dei balli di coppia schematica con i passi, è una cosa molto molto fluida, molto giocosa. Poi ci sono anche degli esercizi tutti insieme in gruppo in cui veramente ci si diverte tantissimo e piano piano uno entra in contatto con il proprio corpo, con le proprie emozioni, con i propri blocchi, le proprie contratture e piano piano le allenta. Ecco, questa è biodanza. Io non sono un insegnante di biodanza e la conosco appunto come cliente, ho tantissimi amici che fanno gli insegnanti, quindi chi vuole posso dare un ottimo consiglio.
Tra l'altro a Bologna c'è una delle scuole più importanti al mondo di biodanza, che per creare degli insegnanti. Al mondo addirittura? Sì, perché è una, questa qui è una... Cioè in America non ce l'hanno come... È un sistema che nasce in America Latina. Okay. Diciamo, il creatore di questo metodo è cileno e poi si è molto sviluppato in Brasile. Chiaramente, Brasile uguale musica, uguale fluidità, musicalità, samba, no? Il carnevale di Rio de Janeiro. Sì. Il Brasile è una terra profondamente... legata ai ritmi musicali, esatto. Sì, sì, e quindi lì è molto forte, però anche in Italia, nei paesi latini, chiaramente, quindi Italia, Spagna, ha preso molto piede, invece nei paesi anglosassoni, nell'Europa del Nord c'è un po' ancora meno. Quindi, tra l'altro, uno dei discepoli più stretti del creatore, che adesso è morto da qualche anno, è un brasiliano che insegna qui a Bologna, che vive a Bologna. Quindi per quello Bologna è un centro importante. Mi fa piacere fargli pubblicità perché voglio un gran bene a queste persone, a questo mondo. Sì, sì, sì. Cosa è arrivato a me? Cosa è arrivato a Marco Federico come medico? È arrivata una piccola parte di biodanza, un'estensione, perché in biodanza ci sono tante estensioni. C'è chi lavora con i bambini, chi lavora con gli anziani, chi lavora... Oppure ci sono tante possibilità, si lavora... per esempio anche con l'argilla, cioè è un mondo veramente molto complesso. Qualcuno che fa biodanza ha inventato questo tipo di massaggio, che si chiama massaggio biointegrante, e io ho partecipato a questa, diciamo, a un po' un'infarinatura di questa cosa, perché ripeto, non sono insegnante di biodanza e neanche di questo massaggio, però l'ho preso, come dire, ne ho fatto anche un po' di esperienza, e unendolo con la pratica energetica del Reiki ho creato un po' questo trattamento che è mio, diciamo, personale, che propongo eventualmente ai miei clienti. E si tratta di un massaggio che non ha nessuna finalità tecnica, come dire, terapeutica stretta per come siamo abituati. Cioè, noi siamo abituati all'idea del massaggio come un lavoro specifico, magari su una parte o comunque su una parte del nostro corpo. Mm. Cioè, si va dal fisioterapista perché si ha male al ginocchio, bisogna fare dei massaggi per rivitalizzare la gamba, magari, ecco. Oppure si va a fare shiatsu perché lo shiatsu sblocca energeticamente un distretto corporeo, esattamente come l'agopuntura. Invece il massaggio biointegrante, che nasce appunto dal mondo della biodanza, è un massaggio globale, un massaggio, come dire, veramente in questo caso olistico, che ha la finalità, ha un po', come dire, l'obiettivo e la sua specificità nel far percepire alla persona che riceve questo massaggio un'integrazione tra il proprio corpo e le proprie emozioni e anche la propria psiche e anche i propri aspetti sottili, diciamo un po', potremmo dire, la propria anima, la parte trascendente. E quindi è, come dire, è quasi, per certi aspetti potremmo dire, assomiglia al massaggio che la mamma fa al bimbo, cioè a quella coccola che una madre fa al proprio bimbo per amore, no? Come dire, per affetto. Quindi è un massaggio molto affettivo, affettuoso no, perché il rapporto professionale rimane sempre corretto con i miei clienti, certo. Però è affettivo, nel senso permette alla persona di entrare in contatto con le emozioni, anche con un tocco che non è, come dire, una mano estranea professionista che ti manipola la spalla, è più il contatto con un altro essere umano. Quindi questo, ovviamente, mantenendo il rapporto professionale, permette di entrare in contatto anche umano col mio cliente. Si basa, il massaggio biointegrante si basa su fondamentalmente tre tipi di contatto. E il primo è un contatto leggero, sottile, un contatto delicato, diciamo, è come una carezza. Il secondo è un tocco contenitivo, cioè un tocco fermo, nel senso si appoggiano le mani sul corpo del cliente, del paziente, e il terzo è un tocco massaggiante più denso, più impastante. Questi tre tocchi hanno tre finalità molto precise. Ecco. E il tocco sottile, diciamo l'accarezzamento, porta a una... come dire, a un'espansione della percezione, cioè porta a come dire, porta un po' in altre dimensioni, cioè è ipnotico. Sì. Invece il tocco contenitivo, che è quello a cui non siamo abituati, perché tutti siamo abituati alla carezza e al massaggio, no? Invece certo. Il tocco contenitivo
è quello tra l'altro di cui hanno molto bisogno i bimbi piccoli e anche i bimbi adulti, cioè noi, è il tocco che in qualche modo rassicura e permette di percepire i propri confini. Cioè sentire le mani di un altro essere umano appoggiate, ferme sul tuo corpo, ti permette di percepire dove sei, cioè chi sei, dove sei, fin dove arrivi, fin dove arriva il tuo corpo, la tua pelle, e anche a sentire che c'è un confine protetto. Questo chiaramente spiegato così è solo teoria, poi nella pratica è un'esperienza diretta della persona, si è sperimentato, diciamo, nella realtà che è così. E invece il tocco massaggiante, diciamo, il tocco profondo, quello porta a un rilassamento, porta a uno sblocco delle tensioni. Ecco, quindi la progressione, con una certa logica, di questi tre tocchi porta a un profondo rilassamento e a una profonda integrazione tra l'aspetto mentale, l'aspetto emotivo e l'aspetto fisico. Quindi, diciamo, una persona alla fine del massaggio biointegrante, e poi ci sono anche altre piccole tecniche, c'è il massaggio del viso, c'è il massaggio, diciamo, cullante si chiama, cioè si dondola molto lentamente il paziente. Tutte queste tecniche portano alla fine a una profonda integrazione, cioè la persona si sente unita, si sente, come dire, si sente presente con tutta la sua emotività, con tutta la sua fisicità e anche con tutta la parte mentale, che comunque osserva e rimane di solito molto rilassata durante il massaggio. E, è un trattamento molto semplice e in realtà di profonda... porta il paziente al riconoscimento di una profonda verità, che è la verità della propria unicità. Chiaramente il tutto accompagnato dalla musica, che è imprescindibile, musiche dolci, rilassanti. Ma cosa fai in questo caso? Metti su un CD, metti su un MP3? Sì, sì, chiaro. Non ho purtroppo la fortuna di avere la musica dal vivo, sì. Un violinista che... Esatto. Sì, ci sono delle musiche registrate, chiaramente, che adatte, mi accompagnano. Che sì. Usi quelle? Sì, sì, sì. Cioè, poi, non è a discrezione del paziente, cioè non è che viene uno e dice voglio gli AC/DC. No, assolutamente okay. No, a meno che il paziente non abbia già una formazione o comunque mi proponga una musica adeguata, di solito la musica la metto io. Poi si lavora anche con una leggera, diciamo, con un abbassamento delle luci, una leggera penombra per un rilassamento anche degli occhi, no? Della parte... E dico la verità, è molto rilassante anche per me. Quando faccio questo trattamento, anch'io entro in uno stato meditativo di profondo raccoglimento e alla fine del massaggio, alla fine del trattamento, sia io che soprattutto il paziente, chiaramente, abbiamo bisogno di 5-10 minuti di silenzio e di recupero piano piano della coscienza ordinaria, no? Perché è veramente ipnotico come trattamento, è molto piacevole per il paziente e, diciamo, con gioia dico che è molto piacevole anche per me. Certo, sì, una cosa non sottovalutare. Che sono abituato di solito a mettere gli aghi e di solito a dare, tra virgolette, un po' di fastidio ai miei pazienti. Quando mi chiedono il massaggio io sono molto contento perché si crea anche, come dire, un contatto più umano, si crea un rapporto molto profondo con chi mi chiede questo trattamento. In questi 5-10 minuti esattamente cosa succede? Cioè che uno ha bisogno di lo lasci steso sul lettino? Di solito il paziente rimane steso sul lettino e respira e piano piano si risveglia. Io mi siedo, nel mio studio c'è un divano, c'è un divanetto, mi siedo sul divanetto e anche io mi prendo 5 minuti di rilassamento, di raccoglimento e piano piano recupero la coscienza ordinaria di... mi sveglio, diciamo, piano piano, poi si accende la luce, cioè si ritorna alla normalità. E alcuni miei pazienti proprio mi hanno detto che tornando anche a casa così hanno, come dire, un'apertura, una disponibilità alla propria vita notevolmente diversa, più allargata, come dire, cioè una coscienza certo. Più allargata e più benevola, cioè stimola positivo, buoni sentimenti, ecco, questo trattamento. Bene. E così, ripeto, purtroppo nella mia attività mi capita raramente di farlo perché vengo più visto come il medico, no? Che certo. Magari fa l'agopuntura, fa la ricetta, però ecco, ci tengo a dirlo perché insomma è una possibilità che offro ai miei clienti. E questo non ho capito bene, l'integrazione tra questa e la biodanza.
Sono, hanno una base. Sì, sì, no, questo tipo di massaggio proprio è stato creato da persone che fanno biodanza, nel senso che anche questa progressione, questa logica dei tre tocchi viene dalla biodanza, cioè nella biodanza è stata studiata questa specificità del tocco leggero, del tocco più massaggiante e del tocco contentivo, proprio dal fondatore del sistema biodanza. Lui ha studiato anche, ha studiato tanto, ha studiato le culture tribali, ha studiato tanta psicologia e ha visto che questi tre tipi di tocchi hanno queste funzioni così precise. Infatti in biodanza si usano anche proprio come esercizi durante, a volte durante il ballo, durante gli esercizi di biodanza classici, però è stato, diciamo, è stata creata è una specializzazione, come dire. Ok. Così come un medico può essere cardiologo, uno che fa biodanza può essere un massaggiatore biodanzante. E io in parte ho preso questa cosa, l'ho unita al Reiki, che non c'entra con la biodanza, diciamo. Il Reiki l'abbiamo parlato l'altra volta, è una tecnica più energetica, più orientale. E infatti io quando faccio il massaggio biointegrante in qualche modo lascio che passi anche l'energia Reiki. Okay. Quindi c'è un po' una sinergia. Quindi hai integrato, sì, bene o male, questa cosa che hai fatto tu, integrare, sì, il massaggio biointegrante con Reiki. Sì, questo è venuto spontaneo, perché ogni volta che si appoggiano le mani su una persona, se uno conosce il Reiki e ha fatto, diciamo, l'attivazione Reiki, in qualche modo quello va in automatico. Come dire, certo, basta volerlo, pensarci, e il Reiki è una, come dire, una risorsa naturale che abbiamo tutti, ma chi ha fatto Reiki è aperta, come dire, fluisce. Certo. Quindi è stato proprio spontaneo arrivare a questa sintesi. E ecco, così, per cui... E dicevi che però non ti capita molto spesso di praticarlo. No, un po' perché forse, diciamo, c'è anche una sorta di pudore mio nel proporlo. Okay. Perché alcune persone non sono predisposte, quindi... Ecco. E poi anche perché molti miei clienti non lo sanno, quindi insomma anche per quello mi fa piacere parlarne, cioè, oggi, pubblicizzarlo. Perché molti non sono predisposti? C'è un po', chiaro, grazie per la domanda, c'è un po' nella nostra cultura un po' il tabù del contatto fisico, no? C'è un po' il timore del contatto fisico, c'è il timore del toccare, di essere toccati. Alcune persone addirittura lo affermano, come dire, perentoriamente: io non voglio essere toccato. Ovviamente vanno rispettati, ovviamente non mi azzardo a contraddirli. È, tra virgolette, una limitazione del nostro potenziale umano, perché il contatto è cruciale. Ecco, insomma, in quel caso, che se tu fossi Elisabetta Canalis ci sarebbero molti più uomini disposti a fare un massaggio biointegrante. Sì. Diciamocelo, dai. Su, è inutile che ci nascondiamo dietro a un dito. Sì, chiaro. No, in realtà chi rifiuta o teme molto il contatto fisico molto probabilmente ha avuto qualche piccolo, diciamo, disagio o problemino nella prima fase della sua vita, quando era neonato, bimbo, e quindi in quel caso lì, per esempio, io lavorerei con questa persona su altri piani, cioè potrei lavorare con il discorso delle costellazioni familiari, di un po' andare a riprendere un po' i suoi primi anni di vita, di infanzia, vede un po' il discorso del parto, dell'attaccamento con la madre, perché viene da lì, cioè il contatto viene da lì. Il nostro primo contatto è quello con mamma, quando veniamo appoggiati sul petto. Quindi secondo te, cioè, il discorso, una persona che rifiuta il contatto, mi interessa, perché io sono una persona che francamente non riuscirebbe a, cioè, ad avere un massaggio, come hai detto tu, mi darebbe abbastanza fastidio, ti dico la verità. No, vabbè, cioè, proprio perché citavi le categorie, io rientro in pieno in quelle, perché contatto fisico è una cosa che a me piace il giusto, soprattutto il contatto con magari persone che non conosco o che conosco poco, è una cosa che mi piace il giusto. Sì, d'altra parte possiamo dire che c'è anche una logica sana in questo. Certo. Adesso non lo dico perché per dovere di completezza. A volte il contatto fisico viene giustamente, come dire, respinto, perché è il nostro istinto di sopravvivenza. Cioè, tu, è chiaro che è importante che ci sia una totale fiducia, come dire, per questo si dice a pelle, una fiducia a pelle con chi si propone di farti un massaggio. Se non c'è quella fiducia lì, è molto meglio che tu non lo faccia. Certo. E la nostra pelle, come dire, è anche, cioè, il discorso è che la pelle è una barriera.
La pelle è un confine, quindi è giusto che abbia la sua funzione di confine, di barriera. Forse nel tuo caso è una funzione che io la seguo molto come un'aggressione. Può essere che tu magari abbia subito magari delle invasioni anche, no? O comunque delle situazioni spiacevoli. Francamente non me ne ricordo. Ma quando eri molto piccolo, quando siamo molto piccoli, succede, ma a volte anche semplicemente una carezza di troppo o uno schiaffetto di troppo da uno zio che non aveva nessun diritto e dovere di farlo, e tu sei rimasto, capito? Adesso ovviamente sono cose molto semplici, ci si può lavorare, poi se uno vuole, se no... Sì. Perché in realtà... veramente vivo abbastanza ma bene. Ma certo, chiaro. La pelle però, oltre ad essere una barriera, una difesa, una protezione, è anche... il primo step con cui entriamo in contatto con gli altri, anche semplicemente la stretta di mano. Quindi è importante un po' bilanciare questi due aspetti della pelle, no? Giustarsi tra difesa, protezione e contatto. Certo. Con il massaggio biointegrante si potenzia questa possibilità di contatto, ecco. Però sempre secondo i gusti rientra molto nelle predisposizioni. Certo. Sì. Bene, la prossima volta di cosa parleremo? Hai già un'idea? In realtà abbiamo esaurito, tra virgolette, un po' la panoramica delle mie attività, quindi possiamo iniziare a parlare magari di qualche argomento specifico, secondo l'interesse magari anche o tuo o mio, o se qualcuno ci chiama, se abbiamo qualche telefonata, se no possiamo anche deciderlo... settimana magari prossima, anche che, ecco. Se ci volete scrivere in settimana con qualche domanda, qualche idea, noi poi martedì prossimo, noi poi tu, io, se c'è l'interesse, possiamo partire da uno spunto che arriva magari da un telespettatore di un argomento, ecco, che può essere un argomento di tipo medico o anche un argomento più generale. Io sono disponibile. Bene. Dalla prossima volta in poi lasciamo aperto il campo. Assolutamente sì, e poi anche in settimana, se volete scriverci così ai nostri indirizzi che conoscete per avere informazioni, soprattutto per fare domande. Sì. È importante. Allora, ci ricordi dove possiamo trovarti noi? Sì, assolutamente su internet, all'indirizzo www.studiomedicoduse.it. Ci sono tutte le informazioni, tutti i miei contatti, c'è l'indirizzo del mio studio, il mio numero di telefono, la mia email. Bene. È il modo migliore per contattarmi. Ottimo. Allora, noi ci vediamo martedì prossimo. Intanto io la